calcio, guarda! Guarda! Guarda che mi porta, porco bastardo! Sono successe due cose abbastanza inedite. Uno è che l'MSC anticipa di un'ora e mezza la partenza della nave per tentare di evitare la manifestazione, operazione che non gli è riuscita. E l'altra è che sei imbarcazioni guidate da una persona a testa, quindi sei persone però alle guide di Toppi della cooperativa Transbagagli di Piazzale Roma, hanno violato le disposizioni della questura che gliel'ha lasciato fare e sono venute addosso alle barche dei manifestanti in acque in cui era sentita la manifestazione del comitato No Grandi Navi, eccetera. Di fatto sconvolgono quelli che sono gli equilibri della laguna. Non dovevano passarci più. Noi quello che chiediamo da tempo, anche tutte le false soluzioni, che poi molto spesso sono quelle proposte che ogni anno escono e che di fatto sono fatte perché nulla cambi, sono inaccettabili. Le grandi navi devono stare al di fuori della laguna. C'è stato una sorta di dibattito, c'è stato anche un decreto del Consiglio dei Ministri, dopodiché quando si tratta di tornare ad arraffare soldi facili, dibattiti, decreti, discussioni, cose, va tutto in sordina e gli appetiti tornano lanciati come prima e più di prima.